Un grande mistero della storia. Chi ha ucciso il presidente Kennedy? Era il 22 novembre del 1963, quando Kennedy veniva ucciso da un proiettile. Mentre si trovava a bordo di un'autovettura scoperta con la moglie Jacqueline a Dallas, venne arrestato un ex marine, Lee Oswald, e l'arma fu identificata in un vecchio fucile italiano. Oswald venne però anche lui ucciso prima di essere processato, mentre era affiancato da due poliziotti. Il suo assassino, tale Ruby, venne arrestato ma morì misteriosamente in carcere. Sembra difficile che Oswald abbia davvero ucciso Kennedy, perché dai test risultò che con quel vecchio fucile nemmeno i migliori cecchini dei Marines sarebbero stati così precisi. Inoltre, Oswald avrebbe dovuto sparare tre colpi in meno di 7 secondi. Difficilissimo con un fucile manuale. L'ipotesi più probabile, secondo gli storici, è che Kennedy sia stato ucciso da ben tre cecchini con un fuoco incrociato e che l'omicidio sia stato organizzato da alcuni esponenti deviati della CIA, che mal sopportavano le politiche del presidente.